Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda. L'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha avviato un importante progetto per ricostruire i nostri mari con risorse del PNRR. In Sardegna verranno utilizzati anche dei robot sottomarini per monitorare e mappare lo stato di salute dei fondali. La strategia europea per la biodiversità richiede agli Stati membri per il 2030 di proteggere il 30% dei mari nei confini UE, così da invertire il degrado degli ecosistemi. È in Italia dove la salvaguardia e la ricerca sono affidati all'ISPRA, istituto che si occupa di protezione e ricerca ambientale. Le attività spaziano dalla ricostruzione di aree con posidonia e attrezzi da pesca abbandonati fino al recupero delle microplastiche, passando per il ripristino di letti ad ostriche e monitoraggio degli habitat marini. In particolare il progetto MER, acronimo di Marine Ecosystem Restoration, finanziato con fondi del PNRR, ricostruisce i nostri mari monitorando circa 90 monti sottomarini localizzati nel Mar Ligure, nell'Alto e Basso Tirreno, Mar di Sardegna, Mar Ionio e Mare Adriatico Meridionale, per una superficie stimata di 14.000 km2, utilizzando una nuova unità navale oceanografica dotata di apparecchiature altamente tecnologiche in grado di sondare i fondali fino a 4.000 metri e strumentazione acustica ad altissima risoluzione. E proprio in previsione della prossima estate è prevista la mappatura degli habitat costieri di tutta la costa italiana, ad iniziare dalla posidonia oceanica, che verrà cartografata in un unico lasso temporale con sensori in grado di coprire più di 17.500 km2 di superficie da investigare, oltre alle immagini raccolte con un drone subacqueo per coprire 4.000 km di costa lineare. Saranno installate inoltre antenne per il controllo da remoto della circolazione marina e poi una nuova rete nazionale di boe d'altura per il monitoraggio del moto ondoso, delle correnti marine e dei parametri meteo, e verranno piazzate almeno 6 stazioni di monitoraggio sui fondali fino a 1.000 metri e altre 4 su fondali fino a 3.000 metri. Il progetto MER infine si occuperà di individuare e ripristinare almeno 15 aree dove sono presenti attrezzi da pesca e di acquacoltura abbandonati, preservando così la fauna e la flora locali. Secondo le ultime rilevazioni ISPRA, infatti, emerge come l'86,5% dei rifiuti in mare sia legato proprio alle attività di pesca e il 94% di questi rifiuti siano reti abbandonate. E a proposito di ambiente, andiamo a scoprire un corto realizzato su una spiaggia bellissima della Sardegna che è arrivato, pensate, fino a New York. Alghe, piante, che differenza fa? Per me è solo l'erbaccia che ha nascosto lo scoglio. C'è come una bella differenza. La posidonia oceanica è una fanerogama marina endemica del Mediterraneo. Una pianta con radici, fusto, foglie e fiori. E come tutte le piante in autunno, perde le foglie. Sono le mareggiate e le correnti a depositarle in spiaggia, formando le banchette, questi mucchi che vedi qui. A me sembra alghe. Un surfista a Cabras, spiaggia Marie Hermi, sbatte sulla spiaggia e se la prende con, così la definisce lui, erbacce, aliga, alghe. Interviene lei e sbotta: non sono alghe, la posidonia. Un film, un corto, qualcosa di più. Posidonia Team racconta una storia bella di ambiente e cultura del mare, di bellezza e rispetto. Si parla di Sardegna, di turismo, di mare, di clima, di ambiente, soprattutto per le nuove generazioni. Sì, è appunto un tema che ai giovani è stato portato molto lentamente, nel senso che per i giovani non è ancora un tema che viene portato, quindi questa serie secondo me andrà poi a sensibilizzare molti giovani su questo tema che è molto importante ed è un po', diciamo, non viene molto considerato, quindi secondo me... Questo progetto per i giovani sarà molto importante e sono contenta appunto che andrà poi a sensibilizzare questi temi che sono importanti. Tra i tuoi coetanei si parla di ambiente, di clima, di tutte queste tematiche molto importanti? Poco, per questo secondo me appunto questa serie andrà a sensibilizzarli molto, perché purtroppo ancora poco non è conosciuto ai giovani questo mondo, quindi secondo me sarà veramente importante. Sofia, la domanda, le idee chiare, pure lei surfista, pensa al futuro della sua terra, non è abituata a tutto questo clamore ma è felice come lo stesso regista e produttore Luca Melis. Un bel progetto e siamo molto fieri di averlo realizzato per la regione, insomma per l'assessorato all'ambiente.
È qualcosa di più che un film, un cortometraggio, è un racconto di come anche la Sardegna può diventare, oltre a essere bella, attrattiva per i turisti e quindi dal punto di vista turistico, ma anche sostenibile, verde, che guarda soprattutto alle nuove generazioni. Assolutamente, l'obiettivo era esattamente quello, cercare di interessare soprattutto il target più giovane, cioè i ragazzini, a un tema ambientale così importante. Intanto, domenica 19 marzo, il progetto voluto fortemente dalla regione sarà a New York, al World Water Film Festival nella Columbia University School e Columbia Climate School. Un momento importante anche di conoscenza e promozione dell'isola nel mondo, con un obiettivo ben chiaro. Un'eccellente intuizione, la regione, il turismo, l'ambiente e soprattutto le nuove generazioni. Assolutamente sì, questo cortometraggio ci consente di far conoscere la Sardegna fuori dall'Europa addirittura. Trattano una tematica sulla quale questa giunta regionale ha particolarmente improntato la sua azione, infatti sulla gestione della posidonia sono state messe risorse importanti. Noi siamo consapevoli che è uno strumento che ci serve anche per il controllo delle coste, ma siamo altrettanto consapevoli che ovviamente in stagione estiva questo può compromettere il lato turistico delle spiagge, per cui abbiamo stanziato diverse migliaia di euro per progetti di spostamento e ricollocazione alla fine della stagione e anche per la costruzione di un piano di gestione della Posidonia. E allora, viva l'ambiente, la Posidonia oceanica, alleato e tesoro prezioso per l'isola, per preservare e tutelare la biodiversità. E sempre di biodiversità si tratta quando parliamo delle nostre coltivazioni agricole. L'assessora regionale Variedea Satta in tour per conoscere i nostri produttori più da vicino. Non solo vertenze, riunioni legate alle crisi contingenti, emergenze, l'assessora all'agricoltura della regione Sardegna Valeria Satta ha deciso di spendere il suo tempo anche per visitare le aziende che funzionano nonostante le intemperie del mercato. L'ultimo viaggio all'interno delle realtà produttive sarde di Valeria Satta è stato nel territorio ogliastrino, dove ha visitato le aziende produttrici di olio, formaggio, birra, Traierzu e Tertenia. Si tratta di aziende gestite da imprenditori quarantenni che hanno scelto la campagna e l'agricoltura non solo come attività lavorativa ma anche come scelta di vita. È dovere dell'assessore all'agricoltura ascoltare tutte le vertenze sia sulla pesca che sull'allevamento che sull'agricoltura, ma soprattutto testimoniare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Il territorio ogliastrino è una zona ad alto potenziale di crescita. Le sue coste e le sue spiagge sono ormai conosciute in tutto il mondo e attirano migliaia di turisti, le cui esigenze hanno portato alla modifica dell'economia del territorio negli ultimi 50 anni. In tanti hanno aperto strutture di ospitalità, anche di alto livello, a volte trasformando vecchie abitazioni in B&B o ristoranti, ma c'è chi ancora porta avanti le produzioni tradizionali agricole, che qui possono godere di un clima particolarmente favorevole, come l'olificio diretto da una giovane donna, Giulia Mura, che produce un olio dai forti sentori di macchia mediterranea, mentre i formaggi si giovano di un latte prodotto da gregge allevate tra le irte campagne, anch'esse sferzate dai venti del mare. La birra invece è un prodotto relativamente giovane che la Sardegna ha fatto suo da pochi anni, ma con grandi soddisfazioni. Nella giornata di oggi abbiamo visitato la zona dell'Ogliastra, una meravigliosa realtà che ci fa vedere le meravigliose aziende del territorio. Abbiamo visitato l'oleificio a Ierzu, il caseificio a Tertenia e il birrificio a Tertenia. Veramente una visita per riscoprire i valori del territorio, i prodotti eccellenti e qualitativamente alti che la Sardegna può offrire. E se nell'Ogliastra si parla di olio e di birra, invece nel sud, nel Campidano, si parla di carciofo e se ne parlerà ancora più approfonditamente dal 16 al 19 marzo durante la Sagra del Carciofo. Presentata questa mattina la 33esima edizione della Sagra del Carciofo di Samassi, chiamarla sagra però è troppo riduttivo, anche se mantiene il nome che da 33 anni ha caratterizzato un evento che per Samassi è un punto di riferimento importante per onorare una coltivazione e soprattutto un'attività economica su cui ruota tutto il paese. Dal 16 marzo fino al 19 marzo si terrà dunque a Samassi un evento multiforme dove i carciofi sono i protagonisti, laboratori e degustazioni, manifestazioni
culturali e sportive. Sono coinvolti nell'organizzazione, oltre al Comune, anche la Camera di Commercio di Cagliari Oristano, la città Terra Cruda, la Fondazione di Sardegna. La Sabra si svolgerà quest'anno articolata in 4 giornate. Prevede diversi appuntamenti, dalla presentazione di libri che riguardano la nostra tradizione come il libro Ladiri, ma soprattutto appuntamenti che inseriscono tutta la comunità all'interno della produzione del carciofo, a partire dai laboratori che si faranno nelle scuole. E poi ancora la conferenza che attraverso l'agenzia Lahore, che ci dà una mano tutti gli anni, parlerà del packaging, quindi della conservazione, ma anche del trasporto di questo prodotto quando questo viene lavorato. Quest'anno attraverso uno street food, cioè il prodotto tradizionale sempre a base di carciofo, che però viene venduto nelle vie del paese, nelle case comuni che cucinano questi prodotti in maniera ordinaria, insomma. Il carciofo è non solo per Samassi ma per l'intera Sardegna ormai uno dei prodotti di eccellenza, riconosciuto in tutto il mondo e soprattutto esportato in grandi quantità. Sono ormai da 30 anni che la Camera di Commercio sostiene iniziative di questo tipo, nello specifico la sagra del carciofo di Samassi. Nel frattempo il prodotto è stato valorizzato, è stata costituita la DOP, le imprese del territorio, soprattutto le imprese cooperative, hanno consolidato la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali, gli chef hanno scoperto questo straordinario elemento che va a comporre i piatti di una cucina anche sofisticata, e quindi la filiera della produzione, della trasformazione, dell'utilizzo anche nei pubblici esercizi, nei ristoranti in modo particolare, consente proprio di attribuire a questa iniziativa un valore davvero importante per tutta l'economia nel suo complesso. Resta sicuramente l'amarezza dell'esiguo prezzo pagato ai coltivatori rispetto al valore che assume poi sui mercati al dettaglio. La sagra del carciofo è promozione del territorio, è promozione dei suoi cittadini e di tutti i lavoratori in questo comparto, che è determinante per la vita economica del paese. Tutto il comparto agricolo, ma in particolare la produzione del carciofo, ovviamente. Ed è anche mettere l'attenzione sulla crisi e sulle difficoltà che questo comparto sta vivendo. Quest'anno abbiamo visto, nel periodo di massima espansione della produzione, rimanere anche della produzione sui campi perché non abbastanza remunerata e quindi non gratificata economicamente. Carciofi che vengono venduti a 10 centesimi si ritrovano poi sui banchi dei mercati a 1,50 euro, 2 euro, quindi questo significa che ci deve essere un maggiore controllo sul prezzo di questo bene, importantissimo per la nostra economia. Ed è davvero importante contribuire anche con la propria presenza a queste manifestazioni culturali. Il carciofo è una delle nostre eccellenze, arriva in tutti i mercati, soprattutto quelli del nord d'Italia, dove viene venduto, come ha detto la sindaca, a un prezzo ben diverso da quello a cui è stato pagato ai produttori. Ma di tutto questo se ne parlerà all'interno della sagra. Per noi è davvero tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo attraverso i principali canali social, YouTube, Facebook e Instagram. Noi come sempre ci rivediamo alle prossime edizioni. Da Telecosta Smeralda è davvero tutto, un augurio di un buon proseguimento di giornata.